piace ricordare che magari un muso. I Rangers che ci danno alcune, i Rangers d'Italia che ci danno alcune nozioni e che ringraziamo di essere sempre con noi. Io devo dire che fa molto piacere vedere anche il nostro, il vostro senso civico anche in, nel vostro rapporto con i cani, perché ho visto che durante il tragitto i cani hanno fatto i loro bisogni e tutti abbiamo il sacchetto per raccogliere, quindi vuol dire che noi siamo educati. L'importante è educare anche gli altri, quelli che non lo fanno, che oggi magari non ci sono. E sono tanti. Sì, sicuramente una bella e interessante iniziativa che viene fatta quest'anno per la seconda volta, organizzata dalla nostra municipalità di Favaro Veneto, a cui ci teniamo molto perché oltre ad avere un grande successo di pubblico riscontra anche un certo effetto nei confronti dei nostri amici animali che stanno tra di loro, adesso li sentite abbaiare, giocare tra di loro, quindi è sicuramente una manifestazione bella, un'occasione di aggregazione sia per noi che per i nostri amici cani. Ecco, diciamo anche è un momento culturale perché si va a vedere degli angoli di Favaro Veneto che qualcuno, magari soprattutto le nuove generazioni, non conoscono. Sì, si vanno a vedere degli angoli di Favaro Veneto che le nuove generazioni non conoscono, tipo la Piazza dei Cavalieri d'Italia, che tra l'altro c'è solo a Favaro Veneto in tutta Italia, e poi si vanno a vedere anche degli altri posti che sono di campagna, dei posti verdi che fanno parte del nostro territorio, che riteniamo siano importanti in questo momento in cui non si fa altro che asfaltare. In ogni caso ci tengo a dire che la manifestazione viene organizzata anche in collaborazione con un ambulatorio veterinario e vi aderiscono anche molte famiglie della nostra municipalità, quindi è sicuramente un'occasione bella per stare insieme e dove tutti collaborano, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato e grazie anche al nostro delegato delegato alla cultura che si è premurato di organizzare questa manifestazione, che è il secondo anno che viene organizzata, ribadisco, e speriamo che diventi una tradizione dove tutti gli anni ci possiamo ritrovare con i nostri cani per fare la passeggiata, apprezzare gli angoli del nostro territorio che meno conosciamo e stare insieme. Grazie. Allora, adesso abbiamo anche questa interessante manifestazione con gli animali, in modo particolare i cani. Ecco, com'è nata questa idea? Sì, intanto buongiorno e grazie. Niente, è nata un'idea dell'anno scorso, in quanto noi della municipalità di Favaro Veneto avevamo pensato a fare un avvenimento, insomma una manifestazione adatta agli amici a quattro zampe. Allora abbiamo pensato appunto di fare una camminata chiamata camminata a sei zampe, chiaramente, quindi con il cagnolino, col padrone, al guinzaglio chiaramente, non il padrone, e per fare un giro di 2-3 km all'interno del nostro territorio, anche per vedere insomma delle posti che magari sono un po' limitrofi, insomma, e finire su un parco pubblico che è qui vicino, dove c'è un'area cani, una fontanella, e durante il percorso faremo tappa anche presso il centro commerciale della piazza, che è un vicino centro commerciale, dove grazie al veterinario di zona e anche ai Rangers d'Italia e guardie zoofile daremo degli omaggi a tutti i partecipanti con un sacchettino tipo un pacco gara per tutti quanti, quindi è una cosa che è arrivata alla seconda edizione e pian piano insomma stiamo cercando di incrementarla, insomma. Benissimo, vi ringrazio e buona giornata, buon divertimento. Grazie a lei, buon lavoro, salve. Allora abbiamo qui la dottoressa veterinario Peltrera Giulia, ho detto bene? Sì, è perfetto. Intanto rompiamo il ghiaccio. Esatto, questa va bene. Allora. No, tranquilla. Allora, come dovremmo tenere normalmente un animale domestico? Qual è il comportamento che dovremmo assumere noi senza, come dire, essere troppo esagerati, ecco, o anche fanatici, no? Ad esempio, io vedo che a volte li mettono anche sti cappottini, non so quanto bene sia. Allora, intanto scegliere di prendere un cane è una responsabilità, per cui deve essere seguito nelle cure medico-veterinarie, senza esagerare, però il controllo annuo, le profilassi corrette, profilassi antipulci, antizecche. E per quanto riguarda i cappottini e queste altre cose, diciamo che alcuni cani ne hanno la necessità perché sono privi di pelo, per cui d'inverno hanno freddo e può essere un aiuto. Altri diventa un po' un vezzo,
diciamo, talvolta inutile. E deve essere rispettata chiaramente, voglio dire, è un cane, quindi deve essere portato fuori, essere seguito e amato. Poi insomma diventano dei compagni di vita eccezionali, quindi... Certo, glielo posso confermare. Un'ultima cosa, non la trattengo oltre, ecco il rapporto con le zanzare, che so che è un po' una minaccia per loro. Sì, allora, la zanzara è il vettore di una patologia che si chiama filariosi, cioè di un, in realtà è un parassita che è la filaria, che determina una patologia che è la filariosi cardiopolmonare. Pertanto deve essere seguita una profilassi dai primi periodi di caldo, quindi solitamente si inizia a profilassi in aprile, fino a novembre compreso. Ed è volta, una profilassi non è una vaccinazione, è proprio viene data una somministrazione di un vermifugo o a copertura annuale o cadenzato mensilmente, proprio per andare a distruggere queste piccole larve che possono essere iniettate con le zanzare. Bene, io credo sia ora di andare a raggiungere il gruppo perché mi sa che sono già partiti. Grazie comunque dottoressa, molto gentile. Grazie mille, buona giornata. Non andare mai a toccare un cane guida. Quello è un animale che in quel momento sta facendo un lavoro, lui è addestrato, è concentrato a fare quello. Noi andandolo a toccare in qualche maniera lo distraiamo e tendiamo a fargli rimuovere ciò che ha imparato. È una funzione basilare per la persona che gira con quell'animale. E ovviamente mette la vita, la fida al cane che lo deve condurre. Quindi è essenziale non toccarlo mai. Perché il conduttore del cane lo vede, lo liberi, va bene, almeno converrebbe chiedere. Allora abbiamo anche qui un rappresentante delle guardie zoofile, Marco Iarriccio, ho detto bene? Sì, esattamente, dei Rangers d'Italia, in particolar modo il nucleo operativo ambientale di Venezia. Noi svolgiamo servizio di vigilanza zoofila, ittico, in coordinamento con la polizia provinciale e servizio di tutela del territorio dal punto di vista ambientale. Andiamo ad accertare la presenza di eventuali discariche abusive anche con materiali pericolosi. Facciamo gli accertamenti del caso e li trasmettiamo all'organo giudiziario competente per il proseguo dell'indagine. Ecco, allora a proposito mi apre un po' una domanda che va fuori tema, ma vorrei fargli lo stesso. Se ci sono dei problemi di inquinamento sull'ambiente che il cittadino vede, può quindi segnalarvelo? Certo, noi abbiamo un apposito canale, si compila un modulo, ovviamente identificandosi e dando tutte le indicazioni del caso, e noi dopodiché inizieremo la procedura di eventuale accertamento e trasmissione agli organi competenti. Ecco, qui stiamo parlando di cani, c'è stata una bellissima manifestazione per le strade dell'Interveneziano. Dunque, cosa possiamo dire ai proprietari? Ecco, un suggerimento come tenere in maniera corretta queste bestioline? Ricordiamo allora da questo punto di vista che c'è una normativa nazionale recepita poi dalle regioni e a loro volta ai comuni che prevede l'utilizzo di un guinzaglio non più lungo di 1,50 m e di portare con sé la museruola, che deve essere obbligatoriamente adoperata nel caso si entri in un mezzo pubblico. È importante ovviamente avere con sé i sacchetti per le deiezioni, perché bisogna mantenere pulito il suolo cittadino il più possibile. Dobbiamo essere i primi a rispettare i luoghi che abitiamo. Certo, quindi anche per le taglie piccole in autobus o in tram dobbiamo mettergli la museruola? Assolutamente sì, la normativa prevede che qualsiasi cane, salvo ovviamente cani guida o unità sinofile, debbano avere guinzaglio e museruola all'interno del mezzo pubblico, a prescindere dalla taglia. Dunque, a volte mi arrivano delle notizie di maltrattamenti degli animali, praticamente... salutiamo quindi anche il presidente della municipalità che appunto ha partecipato a questa importante manifestazione. Ecco, io vorrei chiederle questo, ritornando alla domanda, cioè il maltrattamento agli animali. Voi avete avuto delle segnalazioni, ecco, queste persone che trattano questi animalini, che per me sono sacri, e vedo delle fotografie a volte sui social network che proprio non le posso vedere perché sto male io. Ecco, queste persone la pagano cara, cioè chi maltratta gli animali.
Allora, sicuramente noi riceviamo sovente segnalazioni circa, per così dire, maltrattamenti animali. Ovviamente molti casi si traducono in mere violazioni di regolamenti e in sanzioni amministrative. Vi sono anche dei casi che vanno a violare il codice penale, in particolar modo l'articolo 544 del codice penale, che prevede tutta una serie di sanzioni, dall'uccisione animale al maltrattamento, che ha delle precise definizioni. Ovviamente accertato il reato, viene comunicato alla Procura della Repubblica, si apre il procedimento, dopodiché chi si macchia di questi illeciti risponderà penalmente. Benissimo, un'ultima domanda: nelle spiagge, ad esempio d'inverno che non c'è nessuno, è possibile portare il cane a fare due salti? Allora, diciamo, in linea generale il cane anche nelle spiagge deve avere comunque guinzaglio e museruola a seguito. Alcune spiagge vietano espressamente la sosta dell'animale. È possibile portare sempre il cane nella spiaggia della regione del Veneto grazie alla modifica della normativa regionale che ne permette il transito, salvo casi specifici dovuti a motivi sanitari o presenza di strutture per bambini. Nel caso invernale alcuni comuni possono consentire l'accesso degli animali, ovviamente non in deroga alla legge regionale, quindi comunque con guinzaglio e museruola a seguito, salvo che in aree dedicate. Benissimo, la ringrazio tanto per queste informazioni. Purtroppo se ne parla poco di questi argomenti e noi iniziamo a farlo. Le auguro un buon lavoro. Grazie anche a lei, molto sottile. Vuoi tu chiudere la trasmissione?